quando si installa una nuova opera, l'opinione pubblica ha due possibili reazioni. La prima, oh bello, mi piace tantissimo, oppure, ma che roba è? Quello che volevamo fare con questo video è spiegare che cosa c'è dietro a un progetto, il lavoro che c'è stato, la gente che ha partecipato, ma soprattutto le motivazioni. Il lavoro di Avis principalmente è quello di sensibilizzare le persone alla donazione. Perché non chiedere al comune la possibilità di arredare, di utilizzare una rotatoria come già fanno tante altre attività commerciali? Il primo pensiero è stato: cosa possiamo fare? Come possiamo realizzarlo? A chi possiamo chiedere aiuto? I ragazzi del Mengaroni hanno creato dei progetti fantastici. Avevano tutti un loro significato, tutti una loro importanza. Questo è uno degli obiettivi che ha dato più valore a questo progetto, ovvero la possibilità di avere un nuovo mezzo di comunicazione con i giovani. Gli abbiamo chiesto di realizzare un'opera che portasse subito alla mente l'idea di diventare un donatore di sangue, un'opera che ricordasse subito il gesto della donazione. C'è stata questa sensibilizzazione per coinvolgere i ragazzi e far capire qual era il lavoro che c'è appunto dietro l'Avis. Dopodiché sono stati creati una serie di schizzi, estrapolando una serie di sfaccettature a secondo della propria sensibilità e facendole emergere all'interno di questi disegni. Pian piano questi schizzi sono diventati degli elaborati più definitivi. Non appena ho visto il rendering di questa importante opera d'arte mi sono subito appassionato per diversi motivi. Il primo per il significato che quest'opera ha, il fatto di donare e pensare agli altri. Il secondo perché, essendo posizionata nel centro di Pesaro, mi ha dato subito l'idea di poter aiutare in maniera concreta le persone che giornalmente incontriamo nel nostro territorio. E terzo anche l'importante sfida di ingegnerizzazione al quale ci ha sottoposto quest'opera. Abbiamo vagliato diverse strade e diverse tecnologie, dalla stampa 3D per la realizzazione della goccia all'ingegnerizzazione dello scheletro per la mano. Il primo progetto, quello di Davide Coschiera, quello della mano aperta. All'interno è fatta con oggetti di uso quotidiano del territorio, proprio per significare che appartiene a tutti, a una comunità che prende e dà allo stesso modo. Questa realizzazione di MM l'ha vista come un progetto sfidante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista artistico. Per questo si è fatta aiutare da un artista della zona, Giovanni Pupita. Questo progetto ha avuto valore non soltanto per i 30 ragazzi che hanno partecipato a questo nostro concorso, ma per tutta la scuola. A distanza di tempo dell'installazione della rotatoria, i giovani che frequentano l'Istituto Mengaroni sanno che quella rotatoria è stata ideata da un alunno di quella scuola e quindi ne vedono anche la possibilità di essere attori in futuro in cose del genere. E vedere come alcuni di quei ragazzi, arrivati alla maggiore età, sono anche diventati dei donatori di sangue o comunque ci hanno chiesto informazioni su come diventare. Per noi questo è stato uno dei successi più grandi. L'altro obiettivo era quello di creare un simbolo, un omaggio a tutti i donatori e far conoscere alla cittadinanza pesarese, a tutti i cittadini, la comunità dei donatori, silenziosa, che magari non appare, ma è fondamentale per la vita di tutti noi, per la vita dell'ospedale, per il lavoro dell'ospedale. Quindi ogni qualvolta passerete a Pesaro, passerete da quella rotatoria e vedrete quella statua, ricordatevi di chiamare la vostra Avis di appartenenza, chiedere informazioni per diventare donatori e prenotare la prima donazione di sangue. È importante per tutta la comunità.